Inselmilkom għal programm ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt illum reġgħanna lil Sandro qegħdin fil-preżenza ta' Sandro u reġgħanna ġurnata oħra fejn se noħorġu se niskopru ftit iktar teknika ħa ngħidlek professjonali minn il-grande capo, mill-kaptan, fejn se jispjegana wkoll forsi xi tip ta' teknika differenti forsi nippruvaw xi inċiku, imma ovvjament l-ewwel se nippruvaw is-sajda ħa ngħidlek li l-iktar ġi għaliha. Is-sajda bil-lixka ħajja. Ciao Sandro, come va? Ciao Gio. Un altro giorno in questa splendida Malta con un altro team oggi abbiamo. Sì, ce l'abbiamo il nostro grande amico Kenneth che ci porta con la sua barca che è più bella, forse anche interessante perché Kenneth già si fa questa pesca, allora lui ci porta in posti sicuramente anche interessante nei suoi hotspot. Sì, allora Anna ammorru ħanitilqu bil-mod immorru forsi nsibu xi lixka u mbagħad nibqgħu sejrin il-barra forsi ma tax kif ikonna xi suċċess. Marsax lokka li xanka il-temp beda ħanajtek jamel tijaw anka għalħin ġbarna xie liska kem jista jkun ti prova li zom liska ħajja dana kullħat jaf li metan ti tmur tistat bil liska ħajja tista kem tuża dik li kollok forsi tal-ġurnata ta' qabel jew li inti taqbad jew inkella kem jista jkun tkun friska għaliex jekk ma tkunx friska jista jkun li inti ma jkollokx dak is-suċċess li inti tkun tixtieq, imma illum konna ħanajtek ftit fortunati għaliex wara grigalata li kulħadd jaf li għamlet irnexxinna nġibu żewġ siċċiet u nisperaw li dawk iż-żewġ siċċiet inbidluhom f'xi ħuda sabiħa kemm għalina u kif għalikom it-telespettaturi li qed isseguna żgur b'anzjetà fil-preżenza ta' Sandro Onofaro ġewwa pajjiżna ġewwa Malta. Ma żgur tajjeb li wieħed jgħid li mhux biss li importanti li aħna jkollna dik il-ħuta li nitfgħu fid-dajs iżda it-teknika li qed itina Sandro li qed nirċivuha direttament minn bniedem professjonali diġà huwa għajnuna kbira għal dawk is-sajjieda kollha ġewwa pajjiżna li kemm iħobbu jaraw il-programm Mr. Fisherman bħala pjaċir kif ukoll dawk li ħarajtek iġihom ixxew għaliex xi darba jaqbdu n-namra jaqbdu d-delizzju tas-sajd. Aħna minn hawnhekk se nitilqu forsi naqdu siġew x'kavalli u minn hemm nerħula fuq sikka li qiegħda bi wieħed uħor xi 20-25 mil il barra u għalhekk għandna l-preżenza llum ta' ħabib tiegħi Kenneth għaliex huwa importanti li konna dajsa daqsxejn taġġel biex bekk nibdew nerġgħu is-sajda tal-ġurnata tal-lum. Narakom iktar tard. Ninsab fil-preżenza erġajna ta' Geri nsellimlek kollox sew. Geri, jiena nista' ngħidlek li anke meta nara din ix-xena spettakolari tal-ħut min ikun żgur delettant juhu pjaċir anke joqgħod iħares jara dik il-kaħlija, dik il-paġella sabiħa, dak il-merluzz u anke xi pixxi spat. Insomma, nistgħu ngħidu li l-ħut meta inti tkun delettant ma tiddejjaq qatt tħares lejk mhux hekk. U tiklu wkoll. Fil-fatt se nitkellmu fuq il-merluzz, forsi l-merluzz mhuwiex forsi daqshekk ħuta popolari, iżda nista' ngħidilkom li minn da' il-merluzz
jibqa' jiġi. Għalih, sikwiet għaliex il-merlot siħuta tajba u sejtina f'tispjegazzjoni kemm kif jinqabad dan il-merlot u kif ukoll kif wieħed għandu jxajru. Geri, għanħalli f'idejk, naf li huta tal-qiegħ żgur. Huta tal-qiegħ hija huta li tinqabad. L-istess fil-fond, l-istess fil-fond. Tkun viċin ma' ċappullazza. Ċappullazza, San Pietro, l-Ippijiet, Merruzzi daw kolla jinqabdu. Fil-fat nistgħu ngħidu li. Għadha dak insejħu l-Pistin. Għal-Pistin. Fil-fat is-sajda professjonali sejħu l-Pistin. U s-sajda dilettanti bħali aħna is-sajda tagħna tkun bl-Electric Reels. Fil-fat aħna urejna diversi programmi u sejkonna aktar il-qudiem programmi fejn użaw l-Electric Reel biex aħna naqbdu xi merluzz, xi ċappullazza. U anka il-bażut, ġifieri nistgħu ngħidu li huwa ħut li nista' doħ fi 300-400 metru u għalih nużaw electric reel. X'tgħidilna, Geri? Hija ħuta fina ħafna, hija ħuta tajba, anki rigward trabb li jkun għadhom ħajibdew li jibdewlhom xi ħut fuqha qabel. Jiġifieri jekk anke jkun hemm xi jom li tixtieq tibda t-tifla t-tarbija tagħha fuq il-ħut, Geri qed jgħidilna li l-merluzz huwa. Hija ħuta fina ħafna, dalaħa marta b'ħafna laħam abjad. Mill-inqas xewk fejħut ieħor. Kif għandna nsajruha, Geri? Pereżempju aħna semmejna l-itfal. Għat-tfal tista' jiena ħafna ġenituri li jiġu hawnhekk nagħmilhom filleting. Tiffilitja bil-lest jiġifieri? Neħilhom ix-xewk, neħilhom il-qoxra ta' barra. Just. U tkun lesta kif wieħed jista' l-aħjar imma jsajra fil-forn. Għal-kartoċċo? Għal-kartoċċo ġal-forni tmur ħafna. Għal-kartoċċo fej forsi wieħed ma jkunx jaf qed nitnajdu li l-ħuta titpoġġa. Għaldejjem inti qed tiddawra ġal-fojl u billi hija ħuta fina jekk tiegħek daqsxejn aktar milli suppost nar ma titfarraklikx. Ekku għal issa tibqa' protetta ħanajtek. Protetta bil-fojl. U nistgħu ngħidu li meta tkun qed tiekol merluzz tkun qed tiekol ħuta ta' veru, ħuta tajba. Ħuta tajba, ħuta ta' veru. Wasalna fl-aħħar ta' dawn. Għanajtek il-puntati ġar b'informazzjoni fuq il-ħut, iżda m'għandix dubju li nisperaw li s-sena d-dieħla ikonna fuq xiex nitkellmu aktar ħut differenti, aktar riċetti u nistgħu ngħidu aktar informazzjoni minn għand Geri. Geri, jiena nirringrazzjak talli inti jogħġbok tilqa' l-istedina tagħna ġewwa Mr. Fisherman u m'għandix l-ebda dubju li s-sena d-dieħla kilma min irrid terġa' tkun magħna. Grazzi ħafna, inselmilkom. Jillixka il-ħuta wkoll biex m'hekk ikonna minnaħa minnhom ikonna siċċa seta' kellna wkoll klamar u hekk il-liska jna stajna jilliska wkoll xi kaval iżda tajjeb li wieħed jgħid li jista' jkun li naqdu iktar kważi possibilità ta' xi denċi fuq dik iċ-ċokol. Speraw li fuq il-fussiċċa naqdu xi aċċola sabiħa. Qegħdin ġol postijiet it-tajbin kemm nistennew li konna dak l-istrajk dak il-ħoss li wieħed ħanajtek l-iktar li jistenna dak l-alarm tar-rukken.
l-axt li nistgħu ngħidu li għadda l-ewwel nisa ta' huta mal-ewwel. Ah no, ha spezzato l'amo. Vai a prendere, dai! Scusami, non mi ricordo. Neanche io. Te lo dico io dopo. O forse una ricciola non grandissima. Sì, forse una ricciola piccola. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, un pesce bellissimo pescato a traina col vivo. Mamma mia, che bello! Bellissimo! Ma è incredibile come sono scuri i suoi colori. Forse dipende dall'alimentazione, non ne ho mai visto uno così scuro. Un bel pesce, eh? Sì, ma. Era forte, che Mondentice era fortissimo, eh? Sì. Ma allora continuamo a pescare, eh? Che dici, meglio sugarello o seppia? Meglio sugarello adesso. Ah! Ok, dai, continuiamo. Ok, allora prima stavamo provando ad innescare questo seppione. Poi abbiamo avuto un bellissimo strike. Adesso la caleremo a mezz'acqua questa lenza.
Proveremo appunto, proveremo ad insidiare qualche grosso predatore, vista la dimensione dell'esca, insomma, ci crediamo molto. Adesso lo allontaniamo dalla barca, così la terza canna resta lontana e non ci dà problemi nelle curve, capito? 50 metri, il palloncino, 40. E questa è una canna dove tu non regoli la profondità, però se la zona è una zona buona per le ricciole, sicuramente prima o poi qualcosa... Hai salito la esca? Piano, guarda, guarda questa lezza. Questo è circa 90 centimetri ogni giro, quindi ho fatto 12 giri. Okay. Non dobbiamo essere precisi al metro, però avere sempre un'idea di dove... Ma l'importante è di spiegare dove... che si deve essere il... sotto deve essere uguale come... Sì, ma poi ti spiego un'altra cosa. Il pesce può mangiare un metro più sopra, un metro più sotto, quindi non stiamo lì con il centimetro a vedere quanti metri abbiamo calato. Però quello che è importante è che il bravo pescatore deve sempre poter rimettere la stessa esca alla stessa profondità, perché se tu effettui una cattura, dopo 5 minuti tu devi sapere come hai calato la lenza, perché devi ricollocare l'esca alla stessa profondità per effettuare una nuova cattura. Come il jigging, come tutte le pesche. Perché anche quando c'è i colori del braid sono fatti per questo motivo, giusto? Certo. Wasanna l-aħħar ħanajtek rokna li għattajna ma' Melkem u m'għandix dubju li żgur intom telespettatori kif ukoll jiena ħadna informazzjoni utili ħafna li nispera li mhux biżejjed li nkunu ħadni iżda li nibdew nwettqu partijiet kbar minnhom għalina personali. Melkem insellimlek u nirringrazzjak tal-paċenzja u dedikazzjoni li inti għandek anka fix-xogħol tiegħek li żgur il-telespettaturi apprezzaw l-informazzjoni li għandek vasta ngħidlek f'dan is-settur. Melkem, spunt qabel ma inti forsi tibda tikkonkludi l-assikurazzjoni. Għaw għajdut li s-sajjieda il-bastimenti tas-sajt professjonali hemm xi problema jew jista' jkun li ma hemmx insurance għalihom. Forsi tista' tina spjegazzjoni ftit fid-dettall fuq dan il-kunċett. Fil-fatt m'hemmx problema. Yes, huwa għajdut huwa pretenzjoni li forsi Malta m'hawnx min joffri assigurazzjoni għal bastimenti tas-sajd, ma jista' assigurak li kull tip ta' bastiment jista' jiġi assigurat, inkluż dawk tas-sajd. Aħna l-bastimenti tas-sajd nikkategorizzawhom skont it-tul għax għandek dajes ta' 5 metru dajes ta' 30, jekkux tal-fiber, jekkux tal-ħadid, jekkux jaħdem fil-conservation zone biss 25 mil jew joħorġ il barra, jekkux sajjet waħdu jew għandu xkru ta' 5-6 mil, xi hemm ħafna kategoriji. Jista' issir tal-istess assicurazzjoni. Issa, il-ġiex distinzjonijiet kbar huma dawk li huma part-time u dak li huma full-time. Dak li huma part-time nitfgħu f'dik il-keffa kull dajs reġistrata SSSR, Valletta, MFC, MFB, fi kull minnu direttant tas-sajd li jaqbad u ma jaqbad ħut, skont il-fortuna wkoll. U kapaċ anke jbiegħu l-ħut, imma ma jgħix minn fuq, ġifieri mhux qed juża kummerċjalment dajsa ma bħala hobby, dik tista' tinxura, tassigura. Bl-istess mod kif tassigura dajsa normali, dajsa taqluħ, dajsa cabin cruiser, speedboat, issa qed tinxura dajsa normali. L-unika differenza li hemm minħabba l-użu hija li daw it-tip ta' dajes jippretendu li jintużaw u forsi tħallew il-baħar tipikament naqritwal, per eżempju fi xart ottubru għall-Lampuki, sewa, li ikollhom ukoll il-permess li jista' jħalluha tinxef fuq l-art ma' xi skal, jew inkella f'xi post miftuħ fejn issoltu l-assiguraturi jitobu tkun ġo garax jew ġo boatyard, u li ikollhom ukoll numru iktar ta' apparat tas-sajt li forsi ma ssibx normalment fuq dajes. U di tal-aħħar kienet tkun aqata problema għaliex sa ftit ilu ebda assiguratur kważi ma kien qed jassigura dawn dal-equipment tas-sajt. Min issa ngħidlek Melkem jiena li llum sar kważi xi minn daqiet l-equipment jiġi iktar minn nofs l-ispiża tad-dajsa. Illum, fortunatament, riċentement fil-fatt hemm polza ġdida fuq is-suq li fil-fatt tkopri anke l-equipment tas-sajt
Ovvjament teskludih waqt l-użu, teskludih l-affett bażiċi bħal wear and tear, u jekk eżempju da sequlek blas gas, ġifieri l-affett huma ovvji huma esklużi b'istess mod li huma esklużi fuq il-porta normali, imma l-kopjetura hija l-istess, hija all risks u llum jista' jiġu sakemm tinkludi dak l-equipment bħala parti mill-affett inxurati fil-polza jkun assigurat ukoll. Issa mbagħad però hemm id-dajes li huma full time, li hija forsi l-ikbar uġi ħtar ras. Okay, daw li ma tipikament l-MFAs u li jkunu per esempio ta' car carrier u l-MPVs hemm insurance mhux biss specifikament għas-sena, imma hemm waħda maħluqa wkoll għas-suq lokali. U di ġifieri mhux biss ħadd tkopri għall-ħsara l-bastiment, għall-ħsara li ħadd ieħor, imma ħadd tasal li tkopri li f'każ l-eżempju għandek ħsara li ġiet kaġunata minn an insured peril minn film minn xi ħaġa li fil-fatt hija koperta u d-dajs ta' titla' fuq l-art għat-tiswija għall-tlettur. Tkopri għat-telf taqliħ, tkopri għall-spejjeż li jista' jkollok biex iżomm il-pagi tas-sajjieda għax inti kapaċi jkollok tim ta' 5-6 min nies. Waqt li qiegħda qiegħda m'hemmx qed taqra flus inti, allura forsi tħallsek għall-spejjeż tas-sajjieda anke il-health insurance tagħhom li kapaċità m'hemmx ikunu barranin daw. Tkoprik jekk tilmonka l-gaġġeġ, għall-gaġġeġ, tkoprik għall-qbit jekk inti kellek qabda u jista' u tlifta wkoll minħabba inċident. Ġifi tkopik u għal-kaxxi tagħhom. Ġifi tant hemm affarijiet li għal xiex hija koperta. Per eżempju ħaġa oħra, ħafna mill-kruż ikunu barranin. Ma jekk inti jkollok bżonn sptar, ħajswik ħafna flus, ma sejkum xejn. Jekk inti għal ħares qatt ikollok mewt jew inċident gravi u trid tirrepatriatja il-katavru f'pajjiżu dik tiswik ħafna flus. F'dak kollu ħajja jiġi kopert. Jekk inti tiffollowja instructions mill-FM jew minn Gwardja Kostjera Taljana biex tiddevja l-kors biex tmur tagħti l-għajnuna xi klandestini u mbagħad trid toħodhom eżempju Lampedusa, ma għandek l-ispejjeż li tlift il-qbit. Il-fuel, il-port charges biex tħallt hemmhekk, kapaċi tinkerja xi fines għax fil-panik il-kaptan ħadd deċiżjoni żbaljata. Dawn kollha jistgħu jiġu koperti mill-assigurazzjoni. F'din hija maħluqa speċifikament għas-sajjied. U għal dawn il-bastiment il-kbar li nafu li għandhom l-ispejjeż imma l-inkam huwa sporadiku għaliex skont il-qabda, hemm anke l-faċilità ta' credit terms li daw il-bulk tal-premium jitħallas wara li jillendjaw l-akbar qabda. Ġifieri dan mhux tipo ġiet somma ta' flus li titħallas sa mal-ewwel, tiġi spendjata. It's tailor-made anke għal ħanajtek il- kif jikol ħanajtek kif jiex is-sajjiet. Jiena naħseb li din l-informazzjoni li wasalna biex nikkonkludu biha kienet informazzjoni utili ħafna li nista' ngħidlek li ħafna minna ma kontx naf biha laqas jiena mel-kima u perswas li jekk hemm xi sajjieda professjonali d-dar qed jisimgħuna naħseb li hija ferħa kbira għaliex jista' jisfrutta minn din l-informazzjoni milli jdur jgħid isma' m'hemmx tagħmel jien tlift kollox. Iżda leh, jekk wieħed jippjana kif qed tgħid inti wieħed ikun aħna wara kollox għalhekk Mr. Fisherman qed inwasslu din l-informazzjoni biex tad-dar ikunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-informazzjoni ferm utili u ferm importanti. Jiena nirringrazzjak Melkim tal-listerina, nirringrazzjak tal-paċenzja u tad-dedikazzjoni li ħadd f'Mr. Fisherman biex twassal din l-informazzjoni ferm utili. Grazzi ħafna, narawkom iktar tard. Complimenti Ken! Complimenti! Bravo! Un altro dentice, bravo Ken!
fatt nistgħu ngħidu li badna denċi ieħor sabiħ u tellaw kienet ovvjament il-kaptan ta' din id-dajsa kienet prepara sitt oħra daqsxejn żgħira għaliex ovvjament dak li kellna iżda diġà rajna li kellna riżultati verament pożittivi kemm bis-siċċa kif ukoll bil-ħuta u ġifieri nistgħu ngħidu li wieħed ovvjament ifittex il-liska l-importanti u ovvjament mbagħad jitrateni l-ġurnata biex jiġu dawn ir-riżultati. Proset kien well dan. Sandro ti għajdinna li anka dan iċ-ċokon ta' Rukkell jiflaħ li inti titfa' brejt ta' 80 libra għaliex jinqabad anka ton. Araw daqsxejn iċ-ċokon tiegħu u anka ton. Ho spjegato questo settore. Allora faccio vedere esempio questo per la traina col vivo. È bellissimo perché è piccolo, è proporzionato alla bobina narro che serve proprio per il multifibra, è proprio specifico diciamo sì, per quasi il multifibra perché è molto molto ravvicinata diciamo questa bobina. E poi hai anche dei modelli diciamo più grandi, ma la cosa importante da capire è non solo che sono leggeri, hanno una bellissima frizione, anche una manovella con un brevetto sì, che è molto diciamo è molto comoda anche per lunghi combattimenti. Sì, infatti abbiamo visto, perché se la manovella è piccola anche con una ricciola, con un tonno ti viene un crampo qui nella mano, invece con questo tipo di manovella no. E l'altra caratteristica è che oltre ad avere la frizione normale con il preset molto potente come abbiamo detto, ha il cambio automatico della velocità come un'automobile col cambio automatico, e in effetti diciamo tu puoi regolare questo valore okay, con questa stella, vedi? Con questo ok, okay? E per esempio 2 kg, tutto il lavoro che il mulinello fa a 1,999 kg, tu hai high gear, okay, l'alta velocità. L'alta velocità. Quindi per esempio se un pesce, hai preso un pesce, il pesce sta venendo verso la barca, tu hai bisogno di recuperare velocemente, okay, lui in automatico è sulla marcia veloce. Quando invece il pesce tira che non vuole venire, si cambia. A 2 kg e 1 grammo, per esempio, lui cambia e va in low gear, così hai una grande potenza per recuperare sempre il pesce e tenerlo sempre sotto trazione, capito? Non ci sono più bottoni, wow, leve, no. Qualche volta si niente, va via subito e si prende la pesce, infatti. Esatto, esatto. Quindi è un grande vantaggio. Un'altra cosa bellissima, te la devo dire, di questo mulinello è il click. Ha un rumore, è una musica, è un suono bellissimo. Per noi è un'orchestra, eh? Sì. Ok, allora spiego subito in maltese. Sì. E ti hai detto il vantaggio sta dal Rukkell, li uva per il fatto l'unica Rukkell li ama il Danisciolo, uva li e two speed, li hanno Napoli, hanno il metanna Rukkell two speed, hanno il high gear, se vuole tendauro un bat, nistawne il low gear, in complon dauro ma hanno iktar torque, e xol jamlu wahdu automatically. Allora metanna kota ġeja, u bditti xbet f'daqqa, ix-xogħol qed jagħmlu waħdu u m'għandniex għalfejn noqogħdu imbabsu aħna jew neqilbu l-buttuna ta' two speed iżda x-xogħol ikun qed isir waħdu. Veramente interessante perché penso che perda meno pesci con questo sistema. Sicuramente perdi meno pesci, ti stanchi di meno e ti diverti molto di più. Allora è un mulinello veramente interessante per questa pescata pure. Con il piccolo penso che anche si può fare il jigging, eh? Sì, sì, sì. Difatti ci sono dei filmati, se cerchi su YouTube, di alcuni australiani che usano questi tiburoni. Non ti dico che pesci prendono, pesci di 50-70 kg con una facilità incredibile, perché capito, è un mulinello leggero, quindi lo tieni in mano tutta la giornata, ma potente, molto potente. Ok, c'è una spiegazione, fidetta, da un Rukkell lì ne sta una idoma, rivoluzioni tal sistema il sida. Allora, stiamo tagliando un calamaro e stiamo preparando le striscioline.
la prima cosa da fare è quella di pulirlo. Lo spegliamo. E prepariamo la strisciolina così. Adesso inneschiamo la nostra strisciolina. Un amo sarà ovviamente l'amo trainante e verrà posizionato qui all'inizio. Basta, diciamo, penetrarla due volte la strisciolina, ecco qui. E l'ultimo amo, il secondo amo, andrà messo in coda alla fine. Andiamo ad innescare l'amo. Il primo amo, che è quello scorrevole, andrà messo in testa alla strisciolina e la strisciolina verrà passata un paio di volte dall'amo per una migliore tenuta. Ok. Poi il secondo amo lo andiamo a posizionare nella parte finale della strisciolina di Calamaro. Sempre con la stessa procedura, buchiamo una volta e ribuchiamo una seconda volta. Ecco qui. Perfetto, tendiamo bene la lenza, che altrimenti fa effetto elica se c'è troppo filo o se ce n'è troppo poco, in entrambi i casi, regolando bene l'amo scorrevole. In questo modo, ecco qui, la strisciolina naviga meglio. Se poi proprio vogliamo fare qualcosa di eccezionale, possiamo andare a posizionare un altro pezzettino di calamaro sugli ami, quindi andiamo a fare anche un'operazione del genere, ad esempio. Ecco qui. Poi proprio se volessimo esagerare gli mettiamo una seconda coda. Questo è quasi un innesco da denti. Ecco qui, siamo pronti e adesso caliamo. Sempre di luftit, e tecnica o il tecnica li attiusa e sassandro ia blestresci tal clamari invece ovviamente infeccio predator ftit esal predator pal pagro pal tenuta pal scidenci zair ovviamente nessaida nesta dua fejni kunem hanajtek ftit manġanza mux ħazin li stai kunem dan it-tip taħut għalix ħafna drabi meta jkollna l-iska kbira toqgħod naqrinna mill-kbira u ma weħluħx. Fil-fatt qed naraw li qed jintużaw snanar iżgħar, is-sistema ta' ngħidlek hija l-istess bħal meta immorru rejxu aċ-ċervjol fil-wiċċ, hija sistema bl-istrixxi tal-klamari, b'hekk ħanagħmlu tentattiv biex naraw daqsxejn nistgħux naqbdu xi ħuta ta' ngħidlek bħal tennuta bħal xi pagru. Jo xe kalla xe denċi zaħin. Un tocco, vediamo un po', ce l'hai? Guarda come ha mangiato bene, ha mangiato sì, bene, bellissimo, eh? Una tenuta bellissima, sì, ma la piccola ma bella, sì, rilasciamo, dai, ok, per la prossima diciamo noi, Sandro? Sì, alla prossima, alla prossima.
uscendo acqua. Altro, infatti un pochino, ma i colori sono bellissimi, guarda, abbiamo ferrato, si dica, giusto? Ferrato bene e ce l'abbiamo catturato, anche questo, rilascia, Buttiamo pure questo. No, penso non è 2 kg, ma bello, bello, si vede che è più grande sicuramente, ma è divertente, è veramente divertente, catturare questi tennute è una cosa meravigliosa. È una bella tecnica, veramente. Una bella tecnica che è facile da imparare. Guarda com'è bello, questi colori sono meravigliosi, Dobbiamo stare attenti e lentamente perché il filo più sottile, le ami sono quelli che sono, allora dobbiamo stare un po' più attenti per non perdere questo pesce. Da Italia. Oppa, la bel moto ci manete il fuoco. Guarda.
Mamma mia! Bellissime, eh! Joseph, sei stato un maestro, guarda! Veramente adesso lo posso dire! Mi ha detto vieni qui che ti porto a Gozo, a Malta, sui banchi a pescare dei grandi pesci e posso certificarlo. Guardate com'è che bello, pesce. È una taglia veramente bellissima. Io non ne prendevo una così da anni. Anna Flachart al programma, siamo un idol che ha un programma ben entusiasmo Kenneth. E Hanna piacere ringraziamo il Sandro, il Jim, il paese, il Kenneth, dalle ospedana, fu lanciati a un idol che ha un'atmosfera veramente sabiha. Sgurli o assannilcom, emozioni è veramente sabiha. Grazie Hanna, grazie Sandro, grazie Kenneth. Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Malta. Grazie, nada come il Jim a dirla.